C'era una volta un grande re che, da millenni ormai, governava il suo regno nei cieli. Lo faceva con così rara bontà e perfezione che tutti i sudditi lo amavano intensamente e si auguravano che egli sedesse sul trono per sempre. Ora il re pensò che per continuare a rendere felici quei sudditi era necessario avere un figlio che sedesse accanto a lui. Chiamò allora i pagi angelici e confidò loro il suo progetto chiedendo che ne pensate, creature mie? Ne siamo entusiasti? esclamarono ad una voce tutti quanti. Tutti batterono le mani e spiegarono le ali. Vi fu subito un grande raggiare di vento e di luce che illuminò la volta celeste e fece tremare di bianco bagliore fin l'ultimo confine. E si informò uno dei pagi angelici, chi sarà l'eletta del mio signore, colei che darà alla luce il figlio del re? Prima che il grande re rispondesse, altri intervennero gioiosamente. Ci sarebbe la regina di boschi d'argento, oppure la principessa di prati d'oro? Non dimentichiamo la bellissima imperatrice splendor di diamanti. Sono tutte una più bella e preziosa dell'altra, adatte al nostro re. Ma forse il nostro Signore ha già pensato a qualche altra. Il re sorrise benevolmente e disse, in effetti, c'è già la donna eletta. Ancora lei non lo sa, ma invierò appunto uno di voi, carissimi, a darle il lieto annuncio. Chiama dunque uno di noi, Signore, ed egli subito partirà. Bene, allora che vada Gabriele. Gabriele. Uscì dalla schiera angelica con tale impeto che quasi cadde ai piedi del re. Si inginocchiò, congiunse le mani e piegò il capo. Come vuole il mio signore, scenderò subito dalla donna eletta. E sfrecciò via, ad ali spiegate. In men che non si dica fu quasi inghiottito dal profondo zurro. Gabriele è partito così svelto che non ha nemmeno chiesto dove e da chi deve andare, notarono tutti gli angeli. E adesso? Gabriele è la mia fortezza, disse il re. Cercherà. Intanto voi accordate i vostri strumenti, aprite la bocca, svolgete il filo del tempo con le vostre musiche e i vostri cori, perché dappertutto. Si sappia che l'attesa è iniziata. Fu così che Gabriele, alla fine del suo tuffo nel blu, capitò nella casa dei bimbi e sedette sul davanzale della finestra. E Toniella, cinque anni appena, in piedi sulla sedia accanto al davanzale, salutò con la mano. Vera, sua madre, si accigliò un poco. Ricominci con la solita storia. Sai che non voglio! Ma c'è mamma, insiste la piccola. Da qualche sera al tramonto, l'angelo viene a salutare. Ora egli è lì. Basta così, sciocchina! La rimproverò la mamma. Piuttosto, apparecchia alla tavola mentre io do la minestra a tuo fratello. E Vera appoggiò piatto e cucchiaio vicino al seggiolone, dove Nino, nove mesi circa, avvolto quasi in un immenso tovagliolo legato a fiocco dietro la nuca, aspettava impaziente. Nino, eh, papà! E il bimbo cominciò a battere il cucchiaio sulla mensolina del seggiolone con la determinazione di chi ha deciso che la cena è in notevole ritardo. Poi fissò lo sguardo verso la finestra, rimasta spalancata sul tepore della sera. La sua manina si mobilizzò e un... Oh! di meraviglia! gli uscì dalla bocca, anzi quasi dalla gola. Che c'è, Ninetto mio? domandò Vera. Hai tanta fame, ecco la tua buona minestrina. E gli infilò delicatamente il cucchiaio in bocca. Ma il bimbo non deglutì e badò a esclamare con singulti di meraviglia e di gioia. Oh! Toniella aprì la bocca, ma poi la richiuse. Inutile spiegare alla mamma che l'angelo era lì seduto sul davanzale della loro finestra e stava salutando anche il fratellino. Tanto non le avrebbe creduto. Si mise anche lei a guardare l'angelo. Fu presa anzi da un vero e proprio rapimento, un desiderio di calma, di immobile e perfetta contemplazione. Alla fine la mamma smise di cercare di imboccare il piccolo e guardò tutti e due i suoi figli. Ma si può sapere che avete stasera? Mm, che aria! Si alza il vento di sera, meglio chiudere la finestra. In effetti era arrivato il vento, quell'aria notturna che comincia a scendere dalle colline dietro il giardino, o forse dal mare stesso, oltre la cinta di alloro. Toniella pensava invece che fossero le grandi ali che si muovevano dolcemente. Guardò il fratellino e lui pure la guardò con intelligenza. Matteo... Il papà di Toniella consolò sua moglie, preoccupata perché Toniella continuava a parlare dell'arrivo di un angelo. Di che ti preoccupi? Abbiamo una figlia piena di fantasia. Adesso vai a riposarti anche tu. Qui in cucina riordino io e poi ti raggiungo. Grazie, ma non addormentarti davanti alla tv come l'altra sera. Hai ragione, eppure... Ero convintissimo di aver spento, è stata, è stata proprio Toniella a richiamarmi in piena notte. Dalla camera ho visto in effetti un gran chiarore, ho pensato che dovevo aver lasciato acceso il televisore. È la prima volta che mi capita, sono sempre così abituato a spegnere tutto. Evidentemente eri stanco anche tu. Vero. Sono contento che mia madre venga domani a darci una mano per le feste. A te fa piacere? Molto, anche se già prevedo che si precipiterà ad allestire presepi, decorare alberi, riempire la casa di minnoni di ogni genere. Matteo sorrise. Eh sì, l'ha sempre fatto e ha una vera mania di appendere angeli anche nei luoghi più impensati. Quando arrivò la nonna Maria Antonia, e in effetti si mise a scartabellare tra statuine di angeli, fili d'oro e stelle di Natale, a Toniella tornò la speranza. Nonna! Forse tu puoi dirmi dove deve andare. Ma chi piccina mia? L'angelo del Signore? Ma ce ne sono tanti, e Maria Antonia stava giusto togliendo dalla scatola di cartone dorato una piccola squadra di angeli di tutti i tipi, con le ali e senza. In ginocchio, in piedi, con strumenti musicali, fiori di giglio, corone in testa, uccellini sulle spalle. A quale ti riferisci? A quello che deve parlare con la donna eletta. A me, ha detto che è sceso così in fretta che si è dimenticato di chiedere al suo signore dov'è il luogo e dov'è la strada. Ah, questa poi. Ma ti senti bene? Toniellina mia, vieni qui. Sei tutta rossa e caldata. Meglio che tu non vada all'asilo oggi. Oh no, nonna, per favore. Oggi è l'ultimo giorno prima delle vacanze. Io voglio proprio andarci. E va bene, ma poi vengo a prenderti prima di pranzo. Sono sicura che hai fatto indigestione. Chissà che roba vi danno da mangiare alla mensa della scuola. Alla scuola, Suor Fiorella, la maestra di più piccini, ritagliava le stelle d'argento con Toniella. Suora, domandò Toniella. A che cosa serve questa stella? Perché è più grande e più luminosa delle altre? Devi indicare a tutti la strada da seguire per arrivare alla casa di Gesù Bambino. Ma ma Gesù Bambino dove abita? A Betlemme? Sta lontana da qui, Betlemme? Molto, molto. Oh, mm. e a Toniella prese a battere forte il cuore. Suora. Osò domandare con un filo di voce: E la donna Eletta abita con Gesù bambino, forse? Suor Fiorella non si scompose. Era abituata alle domande, anche le più strane in apparenza, dei bambini: Se per donna Eletta intendi la madre di Gesù, sì, certo. Il suo nome era Maria ed era nata a Nazareth e lì abitava quando era una bambina bella come te, cara Toniella. Insieme ai suoi genitori che si chiamavano Gioacchino e Anna. Toniella era quasi folgorata e suor Fiorella sorrise guardandola. I brillantini erano stati incollati correttamente sulla cometa, ma erano finiti anche sulla fronte e sul naso della piccola. Poi la suora tornò seria. Chi ti ha parlato di Maria chiamandola donna eletta? L'angelo che che è tanto che la sta cercando, ma non sa dov'è la sua casa. Adesso glielo riferirò, così finalmente potrà andare. Questa volta la fulgorata fu Sor Fiorella, che dallo stupore lasciò cadere ai suoi piedi tutte le minuscole stelle lucide, pazientemente stirate e ritagliate nella carta d'argento. Gli scalini del tempo. Un altro volo ancora. Così Gabriele riprese il volo lungo la strada, non più cercando il luogo, ma il tempo. Era il tramonto ormai quando si trovò alle pendici della collina, dietro la quale il sole sembrava indugiare, irraggiando oro e splendore. Egli si fermò a guardare: che dopo tutto fosse già arrivato? E che quella. Proprio quella che vedeva splendere nella luce arrossata dell'orizzonte fosse la casa della donna eletta? Alcune voci giunsero al suo orecchio. Fermati! Fermati, fratello, per amor di Dio! Ma come sei arrivato lassù? Scendi presto! Gabriele si girò molto sorpreso. Di solito gli umani che avevano passata l'età della fanciullezza non lo vedevano più. Eppure. Tre uomini vestiti con un saio scuro e un cordone alla vita agitavano mani e braccia in apparenza proprio verso di lui. Possibile. Girò il capo e trasalì. Un uomo? Sì, proprio un uomo, anche lui poveramente vestito, a piedi nudi nei sandali, gli stava accanto, volando al suo fianco. Certamente era lui che gli altri continuavano a chiamare e sgolandosi. Fra Giuseppe! Fra Giuseppe scendi! Non farci preoccupare. Ma frate Giuseppe sembrava non sentirli nemmeno. A bocca aperta ed espressione incantata, egli con la mano indicava una bianca cupola lontana nel bagliore del sole. Là lo udì esclamare l'angelo con un profondo sospiro. Là è la casa della mamma mia, e con il rinnovato slancio si tuffò quasi nel raggio d'oro di quell'ultimo sole e lievitava senza peso, ora girando, ora danzando. Gabriele guardò con più attenzione. Era forse la stessa santa casa che anche lui cercava, eppure sapeva che il tempo non era quello. Abbaglianti dorati, i numerosi paggi angelici del Signore cominciarono a uscire dal cielo chiarissimo e andavano e venivano. Là! Là! continuava a esclamare lo stranissimo uomo che all'improvviso girò il volto verso di lui. Lo guardò, lo vide. Un sorriso gli illuminò il volto non bello ma dolcissimo. Io Devo tornare dai miei confratelli. Mi chiamano e tu dai tuoi. Ti chiamano. Quando sarai dalla mamma mia, disse ancora frate Giuseppe a Gabriele, salutala come solo tu sai fare. Salutala anche per me. Gabriele era sorpreso più che mai. Non solo quell'uomo vedeva lui e gli altri angeli del Signore, ma sapeva anche dove stava andando e cosa avrebbe fatto. Non gli era consentito di parlare con lui, tuttavia assentì con un cenno del capo. Andò poi a unirsi agli altri angeli che dicevano: Finalmente ti troviamo! Ma dov'eri finito? Sei sceso così in fretta? Vieni! E uno di loro lo prese per mano: Ti indicherò la strada e per un tratto ti accompagnerò. Oh, davvero, grazie. A volte anche gli angeli si ritrovano soli. Ma che insostituibile compagno sei sempre tu, caro Raffaele. Che bel giorno quello in cui sei uscito dalla mente del nostro Signore. E per un poco i due andarono uno accanto all'altro, e Raffaele, come è sua abitudine, teneva per mano. Spiegami una cosa adesso, domandò Gabriele: Chi è quell'uomo che riesce a vederci e a innalzarsi nel vento come noi, eppure non possiede ali? O oh sì che le possiede e quasi più potenti delle nostre. Le ha dentro di sé e il suo sguardo va rapidamente oltre il tempo. Così dicendo, gli angeli scesero leggermente e dall'alto salutarono frate Giuseppe. Egli rispose al saluto, poi umilmente a testa bassa, quasi in atto di contrizione, seguì passo passo i suoi confratelli, che ancora agitati continuavano a raccomandarsi. Fratello, ci hai fatto prendere uno spavento, ma che ti è successo? Devi spiegarci. È successo che sopra la cupola della casa della mamma mia molti angeli del Signore andavano e venivano. Li ho salutati un momento. Perdonatemi. Intanto Raffaele scese ancora un poco verso terra e disse Vieni. Nella strada qui sotto a noi, la via incagiata. Troverai una casa e un giardino. Ho oh, una iuola appena di fianco all'orto di una modesta via di campagna. Fermati e raccogli uno dei fiori, lo porterai alla donna eletta. Gabriele obbedì. Entrò nel piccolo recinto dietro la casa. Nel verde sfumato dall'azzurro incipiente della sera, biancheggiavano i gigli regali. Ne raccolse uno e fu quasi stordito da un intenso profumo, lo stesso che aveva sentito poco prima, quando gli aveva parlato frate Giuseppe. Depose un bacio sui petali. E di nuovo si innalzò. Salutò il fratello arcangelo con un sorriso. Ora conosco il luogo ed il tempo. Grazie. E partì spiegando le ali nell'aria tiepida della notte, che ora si oscurava e ora rapidamente scompariva, finalmente schiarendosi del tutto nella luce trionfante, durata del mattino a oriente, dove abitava la donna elettrica.